mi sono occupata all'inizio della mostra di Veneziano, Giocondoclastia e Sabato in Mondimania. Una mostra direi piuttosto particolare ed originale, perché unisce il sacro al blasfemo, cioè l'arte intesa come espressione più pura, più direi più apprezzata, più ammirata dal grandissimo artista che era Leonardo, e che non fu soltanto un artista, ma fu bensì qualcosa di eccezionale, di assolutamente enorme. Io credo che Leonardo da Vinci raccolga in se stesso la sintesi di tutte le arti che l'uomo possa esprimere. E questo pittore ce lo presenta, come già ha presentato anche in altre occasioni, ce lo presenta in un modo un po' così beffardo, un po' ironico. In un primo momento potrebbe sembrare una mancanza di rispetto nei confronti di un'arte così sublime come noi siamo abituati a pensare all'arte di Leonardo, e soprattutto al quadro della Gioconda che ahimè Napoleone ci portò via in una delle sue campagne e noi non rivedemmo più se non andandosela a vedere a Parigi. In realtà invece credo che l'artista volesse portare a portata di mano, volesse rendere pop un qualcosa, un'arte che era talmente sublime che metteva e mette tuttora soggezione a chi ci si avvicina, perché non molti sono capaci di capire, di penetrare questa grandiosità, questa enormità dell'arte pittorica o anche di altro genere di Leonardo. E allora Veneziano ha pensato di rendercela fruibile, quasi fumettistica, quasi un po' così beffarda, e ci è riuscito benissimo. Poi però questa cosa poteva sembrare una mancanza di rispetto nei confronti di colui che rappresenta per noi italica gente, in particolare in modo toscana, l'emblema, direi l'eccellenza di quello che può esprimere il genio artistico, scientifico, poetico di Leonardo da Vinci. E allora è stato pensato con grande arguzia e anche con grande riverenza nei confronti del nostro immenso Leonardo, di fare stasera questo incontro per parlare di lui, e per parlare di lui attraverso una conferenza di Pietro Marani, grande leonardista, che saprà farci conoscere di questo eccezionale monumento la vita, le opere, ma anche gli aneddoti e tutto quello che lo può riguardare. Io credo che sarà una serata veramente deliziosa, piacevole. Sono affiancata qui dal dottor, chiedo scusa perché ci siamo conosciuti solo stasera, dal dottor Palermo, valente ortopedico, nonché uomo di grande cultura e di profonda sensibilità artistica, che ha voluto essere qui stasera a supportare questa serata, e anche il professor Pietro Marani in questa conferenza. Io sono un po' intimidita a parlare oltre, perché l'argomento è talmente vasto, talmente importante, talmente colto, che temo di non essere all'altezza di poterne parlare più a lungo, e quindi lascio la parola al dottor Palermo. Grazie. Grazie dottoressa Brizzolari. Grazie a tutti voi per essere qui in una serata calda, in una serata difficile in cui la nube forse tossica ha rischiato di far saltare tutto questo, questa bellissima manifestazione. Una piccola presentazione l'ha già fatta la dottoressa Brizzolari. Io sono Augusto Palermo, chirurgo ortopedico di professione, gallerista per passione. Abbiamo organizzato il 7 luglio
nella nostra galleria Futura Art Gallery qui in Via Garibaldi, al 10 di Via Garibaldi, una piccola galleria, una mostra di un artista che già si era fatto conoscere qui a Pietrasanta. 8 anni fa, 9 anni fa, Giuseppe Veneziano, diciamo pop artist della corrente New Bro italiana, si era già fatto conoscere qui a Pietrasanta con una mostra nella quale, una personale nella quale era stato esposto un quadro che fece tanto parlare di sé, voi ve lo ricorderete, che era la Madonna del Terzo Reich, quindi una Madonna col bambino, ma questo bambino in braccio, ahimè, era Hitler. Dico ahimè perché successe un pandemonio qui a Pietrasanta, la dottoressa Brizzolari ben si ricorda, fu dato il patrocinio a questa mostra e quando si accorsero che in realtà c'era questo quadro il patrocinio voleva essere tolto, ma i cataloghi ormai erano stati stampati, insomma. È successo, Claudio Francesconi, il mio socio, sa meglio di me tutto quello che è successo. Perché Giuseppe Veneziano si è fatto conoscere nel panorama dell'arte contemporanea? Perché alcuni anni fa, ad una Biennale di Venezia, quando il ben più noto Maurizio Cattelan espose fece un'installazione con un albero con i bambini impiccati, appesi con l'immagine di questi bambini impiccati, Giuseppe ebbe l'intuizione, quando disallestirono quest'opera, di appendere allo stesso albero l'immagine di Cattelan, un quadro con Cattelan impiccato. Questa cosa gli diede notorietà, Flesh Art gli dedicò una copertina, lui fece un quadro con un agente segreto con Flesh Art sotto il braccio e iniziò a farsi conoscere così, prima ancora di questa mostra della Madonna del Terzo Reich. Sono passati alcuni anni e Giuseppe aveva piacere di tornare a Pietrasanta, noi abbiamo avuto piacere con lui di farlo tornare, con una mostra che ha il titolo, ancora presente in galleria da noi, Operette immorali. Quindi ha iniziato a ironizzare sul lavoro letterario di Giacomo Leopardi. Dalle operette morali di Leopardi sono diventate operette immorali. Ma non ha ironizzato soltanto sul lavoro letterario di Giacomo Leopardi, ha ironizzato anche su alcune opere come fa lui. Giuseppe mi ha raccontato, io conoscendolo meglio ho scoperto un lato di lui che, devo dire, ancora non conoscevo, cioè sono entrato un po' più dentro il suo lavoro e mi ha divertito ancora di più. Lui dice che di muoversi in una terza dimensione, che non è la dimensione né della realtà né della finzione, ma quella della finta realtà. Quindi lui con grande abilità riesce a inserire personaggi reali della nostra vita quotidiana, il VIP, il politico, il personaggio religioso, il personaggio storico, e lo mixa in situazioni in cui lo mette insieme al supereroe dei grandi fumetti, però, come dire, smitizzando l'immagine del supereroe. Lo fa molto bene, perché smitizzando l'immagine del supereroe riesce a cogliere quel lato ironico che potevano avere i fumetti o i cartoni degli anni 90, degli anni 80. Beh, devo dire che questa è stata una mostra che ha avuto un grande successo. E lui che cosa ha fatto? Ironizzato, abbiamo detto, anche sulla Gioconda, ecco perché siamo qui stasera. Noi come galleria, anche se io ho una piccola galleria, sono sempre più convinto che il sistema galleria d'arte sia destinato a implodere se non fa qualcosa. E il mio modesto modo di vedere, la galleria deve fare due cose oggi, deve fare scouting, deve fare ricerca di giovani artisti, oltre che, per carità, vendere, perché evidentemente deve sopravvivere, deve vivere, ma deve fare un'altra cosa, deve tornare a fare un'altra cosa, deve tornare a fare cultura. Quello che a mio modo di vedere le gallerie è l'obiettivo che le gallerie un po' hanno perso. E noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farlo. L'anno scorso abbiamo fatto un piccolo seminario, abbiamo fatto una serie di seminari che erano, diciamo, raccolti in questo, noi li abbiamo chiamati Pills of Art, cioè pillole d'arte. Abbiamo fatto il primo sul tema dell'enigma, abbiamo invitato da Cermen il compianto amico che tanti di voi conosceranno, Gianfranco Negri Clementi, collezionista che ha frequentato molto Pietrasanta. Visto il successo del primo seminario, ne abbiamo fatto un altro quest'anno sul tema della Pi greco e abbiamo invitato a parlare una abilissima professoressa di matematica di Firenze, molto abile a mecciare la matematica, la storia, la statistica, l'arte contemporanea, in modo veramente molto divertente. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, abbiamo fatto questi seminari, dobbiamo far sì che la nostra galleria faccia ancora dei momenti di cultura. E l'occasione della mostra di Veneziano è stata quella di cercare di alzare un po' di più l'asticella, e lo abbiamo fatto, visto che Giuseppe Veneziano ha fatto di nuovo il mascalzone, quindi ha sbeffeggiato la Gioconda, abbiamo pensato di alzare l'asticella e di farci perdonare. Come potevamo, qual era il modo migliore per farci perdonare? Chiamare il massimo esperto di Leonardo da Vinci, che è il professor Marani. Devo dire che il professor Marani, con grande amicizia, con grande umiltà, ha accettato questo nostro invito.
E allora abbiamo pensato che fosse questo il miglior modo per farci perdonare, invitarlo qui a parlarci della Gioconda. Bene, però lui ha rilanciato ancora, ha detto: ma Augusto, cosa dici? Parliamo solo della Gioconda o possiamo parlare anche un po' del Salvator Mundi? Voi saprete, opera che è l'ultimo ritrovato di Leonardo, di cui peraltro proprio Pietro Varani è stato uno dei pochi attributori. Opera battuta per 450 milioni di dollari all'asta da Christie's, ce lo racconterà dopo l'amico Julien Bruni. Quindi, quale occasione migliore? Avevamo bisogno di uno spazio istituzionale, Pietra Santa ci ha detto subito sì, le istituzioni ci hanno detto subito sì, ci hanno dato questo spazio meraviglioso. E quindi non mi resta che introdurvi Pietro Varani, in tre righe vi dico chi è, devo leggerlo perché se dovessi ricordarmi tutti i titoli che ha non riuscirei. Pietro Varani è, oltre che essere, sappiamo appunto, massimo esperto di Leonardo, è professore ordinario di storia d'arte moderna e museologia del Politecnico di Milano, è stato vice direttore della Pinacoteca di Brera, co-direttore del restauro del Cenacolo Vinciano, presidente dell'ente raccolta vinciana e vanta numerose pubblicazioni proprio su Leonardo. Ora penso che sia il momento di toglierci di scena e dare i fari e il palco al professor Varani. Grazie. Grazie Augusto, grazie al Presidente del Consiglio Comunale, grazie a tutti voi per aver sfidato la nube tossica e ovviamente volevo premettere che quando si tocca Leonardo si scherza col fuoco e quindi siete avvertiti, anche ci sono molti colleghi e amici che si occupano di Leonardo e sanno benissimo che toccare certi tasti è molto pericoloso. Allora, l'idea di mettere insieme la Gioconda e il Salvator Mundi mi era nata, come diceva appunto il dottor Palermo, dal fatto che un'icona sta sostituendone un'altra e quindi per tanti anni, per più quasi due secoli, l'icona principale mondiale in campo figurativo è stata la Gioconda. Da qualche anno i giornali non parlano d'altro che del Salvator Mundi e vedremo anche come, se la Gioconda ha avuto tante ipostasi, tante interpretazioni, tante repliche e anche rivisitazioni da parte degli artisti, non di meno anche il Salvator Mundi si è trasformato nel giro di questi pochi anni in qualcos'altro che poi vedremo. Allora io mi chiedo innanzitutto se tra i 9 milioni di visitatori che annualmente vanno al Louvre a vedere, a rendere omaggio in pellegrinaggio quasi alla Gioconda, quanti di questi si rendano conto dello spessore storico e della importanza che questa immagine ha avuto non soltanto nell'arte moderna e contemporanea, ma anche nella storia del gusto, della cultura, insomma nella cultura occidentale. Allora tutte queste persone, che queste poi non sono neanche molte perché era molto presto per la mattina quando ho fatto questa foto, queste persone vanno perché sono influenzate dalla fama del dipinto, dalla fama di Leonardo e spesso forse non sanno quanto ci sia dietro sia alla storia esecutiva di questo dipinto quanto alla sua fortuna nel corso appunto dei secoli. Fortuna che si è enormemente ampliata a seguito del furto del quadro da parte di Vincenzo Perugia nel 1911, che ha dato luogo a una quantità infinita di articoli, segnalazioni, polemiche sui giornali, quasi quotidianamente sui giornali di tutto il mondo per ben 3 anni. E ne parlo io oggi, ne parli tu domani, in breve termine, dal 1911 al 1914, questo dipinto è diventato il quadro più famoso del mondo, in quanto era stato rubato, in quanto tutti ne parlavano, a prescindere dall'importanza in sé dell'opera come opera d'arte, come opera di Leonardo innanzitutto e come opera d'arte rappresentativa del Rinascimento italiano. Il dipinto è stato ovviamente recuperato nell'albergo che tutt'oggi si chiama La Gioconda, a Firenze,
E da lì è nata anche la fortuna e la lettura delle date, la cronologia delle interpretazioni che subito ne sono state fatte da parte degli artisti contemporanei, è indicativa, perché vedremo tra poco la prima parodia del dipinto di Duchamp, che è del 1916, ma tutto questo va in parallelo anche con la storia della fortuna, o meglio della sfortuna critica, perché il primo grande assertore del primo colpo mortale contro la Gioconda è stato Roberto Longhi, che nel 1914, nell'anno stesso in cui il dipinto è stato ritrovato, ha detto: di questa Gioconda non ne posso più, e tra le due Lise, la Lisa di Leonardo e la Lisa di Renoir, preferisco la Lisa di Renoir. Da lì è nato, è stato come aprire le cataratte di una diga, e le parodie, le invettive, il disgusto anche dei critici verso la Gioconda è stato grandissimo, e è andato anche di pari passo con le critiche ferocissime verso l'altra grande icona leonardesca, che è il Cenacolo, che fino a quel momento lì era stato probabilmente il dipinto murale che più della Gioconda aveva affascinato gli artisti moderni, contemporanei, dai primi del Cinquecento fino all'età accademica neoclassica, con un numero incredibile di copie. Ecco, nel momento in cui la Gioconda è stata ritrovata, tutti ne parlavano, è ovviamente scattato anche una contro, diciamo, ammirazione per questo dipinto, e da lì appunto gli artisti contemporanei hanno potuto, come fa in questa mostra Giuseppe Veneziano, sconvolgere, interpretare e anche deridere il dipinto di Leonardo, sul quale viceversa dal punto di vista storico-critico ci sono state negli ultimissimi anni anche una quantità di scoperte, di nuove deduzioni. Sembra incredibile che siano dovuti passare più di 5 secoli dalla data di inizio di elaborazione del dipinto per arrivare a capire chi fosse in realtà il personaggio raffigurato da Leonardo e quando Leonardo lo abbia dipinto. Sulla scorta di Vasari, che scrive del dipinto senza averlo mai visto alla metà del Cinquecento, si riteneva tradizionalmente che esso rappresentasse la moglie di Francesco del Giocondo, e questa tradizione è stata stancamente ripetuta fino ad essere praticamente impugnata, contraddetta, sostituita con decine di altre ipotesi anche per tutto il corso del Novecento. Sulla base di un'altra documentazione, il resoconto del segretario del cardinale d'Aragona, Antonio De Beatis, che visita Leonardo nel castello di Cluny, vicino ad Amboise, nel 1517, sapevamo che Leonardo mostrò al re di Francia 3 quadri, uno rappresentante una certa donna fiorentina, fatto a distanza del quondam magnifico Giuliano de' Medici. E poi nel diario, il giorno dopo, questo segretario dice: ci fecero vedere un altro ritratto di una dama milanese, non bello però quanto la signora Gualanda vista il giorno prima. Allora qualcuno ha detto: questa Gualanda chi è? Forse è un errore di trascrizione per Gioconda, la Gualande, la Gioconde, cosa possibilissima, però altre interpretazioni sono state fatte, e questa cosa, anche questa, ha aperto appunto uno spiraglio per innumerevoli altre interpretazioni, identificazioni. Ora, da pochissimi anni, dal 2011 credo, quindi da 7 anni, abbiamo una testimonianza diretta di un amico di Leonardo, Agostino Vespucci, fratello di Amerigo, scopritore delle Americhe, che in una postilla manoscritta in un cicerone da lui posseduto, che si conserva adesso nella biblioteca di Heidelberg, commentando il passo secondo cui Apelle iniziava, pittore classico, iniziava a dipingere i ritratti partendo dal volto, dice: alla stessa maniera Leonardo cominciava col dipingere i volti, così si vede nel ritratto di Monna Lisa Gherardini e così si vedrà nella Sant'Anna non appena questo dipinto sarà terminato, 10 ottobre 1503,
Sappiamo oggi, solo dopo 5 secoli, che Leonardo nel 1503 aveva già dipinto il volto della Gioconda, che è, confermando le parole del Vasari, la moglie di Francesco del Giocondo, Monna Lisa Gherardini. E ancora più recenti, di pochi anni fa, sono tutta una serie di documenti trovati da Giuseppe Pallanti, archivista e studioso fiorentino, che ha raccolto una quantità di testimonianze sulla vita personale, sulla famiglia di Monna Lisa, i Gherardini, e poi suo marito, la famiglia del Giocondo, per cui abbiamo un quadro che soltanto adesso può dirsi veramente esaustivo, sia per quanto riguarda l'identificazione del personaggio, sia per quanto riguarda appunto i dati storici. Il problema è che Leonardo questo quadro non l'ha mica finito nel 1503 e non l'ha mai consegnato al suo committente Francesco del Giocondo. Se l'è tenuto con sé, l'ha portato prima a Milano, poi a Roma. Ecco, forse lì, finito a distanza su richiesta di Giuliano de' Medici a Roma, e poi portato in Francia. Lo sappiamo perché lo stile evolve, mentre evolve anche la carriera di Leonardo, e quindi sulla base di un abbozzo iniziale di cui conosciamo il disegno sottostante, messo in evidenza, mi dispiace, un po' impastata nell'immagine ingrandita, però si vede come è stata prima costruita la figura più piccola col busto raccolto, la testa più piccola, poi via via ampliata, ma insomma anche dal punto di vista stilistico Leonardo ha poco poco impiegato 10 anni per portare neanche a termine, perché il quadro non è stato mai finito, le parti laterali con le colonne, il paesaggio subito dietro non sono mai finite, io ho avuto in mano il quadro e ve lo posso garantire, che segue appunto l'evoluzione anche stilistica delle opere di Leonardo dai primi del Cinquecento fino alla metà del 1515. E in questo continuo lavorare di città in città, da Firenze a Milano, a Roma e ad Amboise, Leonardo ha anche cambiato idea, probabilmente non dovendolo più consegnare a Francesco del Giocondo, che aveva motivo di commissionare a Leonardo questo dipinto perché voleva avere il ritratto di uno dei più grandi artisti fiorentini del tempo e da usare anche come strumento di escalation sociale, di prestigio, ha pensato di trasformare quello che era all'inizio il ritratto della moglie di un mercante di tessuti e di pellami in un ritratto di una donna ideale, per cui facendo di questo ritratto l'emblema di una donna virtuosa che aveva dato 3 figli a Francesco del Giocondo, che era stata una moglie ideale, che dopo la morte del marito si ritira in un convento, che si presenta senza gioielli, non come le donne borghesi o aristocratiche fiorentine del tempo, ma mettendo in evidenza soltanto la sua virtù. E come si vede questa virtù? Si vede dal fatto che lei è presentata in primo piano, la sua presenza fisica trionfa quasi sul paesaggio retrostante, dove Leonardo ha addensato una simbologia cosmica, cioè la trasformazione geologica delle terre, delle terre grazie appunto all'erosione delle acque, che danno l'idea del tempo che passa. Quindi una donna virtuosa che lì rimane, perenne testimonianza della virtù, trascendendo il tempo. Un'interpretazione molto bella che fa di quello che inizialmente era un ritratto forse realistico, sicuramente doveva essere una donna non bella, non dai caratteri particolarmente significativi, ma la cui virtù doveva trascendere il tempo. Prova ne sia che dopo 5 secoli siamo ancora oggi qui a parlarne. Allora, il dipinto ebbe una fama istantanea, soprattutto grazie al disegno che avete visto, che è stato trasferito sulla tavola o grazie a un lucido o a un cartone, che quindi poteva poi essere riutilizzato e reimpiegato da altri artisti, che infatti lo impiegano in contesti e in significati completamente diversi e che lo trasformano anche. La Gioconda, ora in deposito al Museo Ideale di Vinci, la Gioconda nuda è una trasposizione, diciamo, in chiave più da cabinet o da amateur di questo stesso tema, che Leonardo sicuramente ha progettato, come dimostra il cartone oggi nel Musée Condé di Chantilly.
e che ha dato luogo a tutta una serie di altre derivazioni, soprattutto di tipo in area fiamminga, da Jos Van Cleef ad altri artisti nordici, ma che si riflette anche negli altri ritratti, primo fra tutti il ritratto di Maddalena Doni, che era a Pitti, credo che sia adesso stato trasferito da poco agli Uffizi, e che quindi è la prova che Raffaello nel 1504 ha visto subito il cartone della Maddalena Doni, ma che ha usato come tipologia anche per i ritratti successivi, e questo infatti è Giuliano de' Medici, patrono di Leonardo a Roma, un dipinto eseguito appunto verso il 1513-15. Ma la Gioconda subisce, grazie appunto anche al lavoro degli artisti contemporanei, dal 1911 in poi, tutta una serie di altre ipostasi. Questa di Giuseppe Veneziano è anche forse una delle più originali a mia conoscenza, perché non solo introduce delle tematiche molto contemporanee, cioè introduce la videoart, introduce i cartoons, introduce il computer, la tecnica di disegno con questa sua rappresentazione a colori piatti, sono l'opposto della tecnica di Leonardo, laddove Leonardo sfuma e unisce i colori, qui c'è una semplificazione tra virgolette che però è funzionale alla diciamo lettura contemporanea di quest'opera, non è una semplice, al di là anche del travestimento sadomasochistico, è una lettura assolutamente contemporanea, quindi nei termini e nei mezzi della pittura tradizionale è un uso che non può che essere di questi anni, del 2017, del 2018 e non di un altro momento. In altri momenti si facevano cose diverse. Ecco la prima interpretazione di Duchamp del 1916, rifatta appunto nel 1955, con questa stranissima incredibile didascalia, è la chaude au cul, lei ha caldo in quel posto laggiù, come proprio per deridere questa icona che le cronache di quegli anni, dal 1911 al 1914, avevano incensato come appunto il capolavoro universale. Duchamp ritorna su questa stessa cosa ancora a distanza d'anni, nel 55, ma poi sono gli anni, è proprio una cascata di trasformazioni e di interpretazioni in cui si cimentano i più grandi artisti del Novecento, da Léger a Botero, a tutti quelli che vogliono appunto anche contribuire in una chiave, diciamo, ironica e canzonatoria alla riappropriazione di questo dipinto famosissimo. Solo ho portato alcuni esempi significativi, forse pochi conoscono La vendetta della Gioconda di Enrico Bai, che sta tuttora nella Fondazione Bai, è un'opera recentissima di Fulvio di Piazza, La Venere taggiasca, dove la Gioconda assume le conformazioni di questo albero di ulivo molto interessante. Allora, in questo contesto voi vedete bene come siano già diversi i media che gli artisti contemporanei usano. Warhol ha duplicato tante volte il volto della Gioconda, come ha fatto anche con il Cenacolo, non a caso nella stessa asta in cui è stato venduto il Salvator Mundi di Leonardo, è stata venduta anche un'opera di Andy Warhol che si chiamava 60 Last Suppers, 60 volte riprodotto il Cenacolo, per una cifra non esigua, e per cui nessuno si è scandalizzato, come invece si sono scandalizzati per il prezzo raggiunto dal Salvator Mundi. Allora, tutti questi, dicevo, di Andy Warhol, che ha fatto queste duplicazioni seriali, ma alla fine ha come negato il suo stesso oggetto, facendo una Gioconda trasparente, quasi invisibile, come se fosse una pellicola con due toni di grigio chiarissimo, che si vede solo quasi inclinando il foglio, la serigrafia, in modo da sperimentare anche tutte le tecniche possibili. Allora, il dipinto di Veneziano arriva ultimo in questa serie, ma come dicevo, appropriandosi anche di linguaggi extra pittorici, che sono appunto quelli che ho citato, dalla video art o dai computer o dai film o dagli strumenti appunto tecnologici odierni,
segnalando appunto la vitalità di questo modello tutt'oggi nel 1918 e anche ponendo appunto le premesse per ulteriori elaborazioni. Ora io credo che questa icona, che continuerà ad avere le sue fortune o le sue sfortune, dovrà d'ora in avanti fare i conti con quest'altra icona di cui non si parla d'altro almeno da 7-8 anni, e cioè appunto il Salvator Mundi. Io ho visto per la prima volta il dipinto nel 2008 nel laboratorio della National Gallery di Londra, quando ero nella commissione di restauro della Vergine delle Rocce, e così quasi con un coup de teatro, anche una, forse una, per farci una sorpresa, i proprietari del tempo ci hanno fatto trovare accanto questo quadro perché noi ci sbilanciassimo sulla sua autografia o no. Il dipinto era stato restaurato per eventualmente metterlo in esposizione alla mostra che ci sarebbe stata di lì a 3 anni, nel 2000, che infatti poi è stata, e vedremo qualche immagine, nel 2011, dove per la prima volta appunto il dipinto è stato presentato come il ritrovato Leonardo. Ma ritrovato perché? La tradizione del Salvator Mundi è antichissima, così come lo è quella del ritratto femminile, che anche peraltro Leonardo sconvolge, trasformando il ritratto di profilo in un ritratto di leggero tre quarti. L'iconografia del Salvator Mundi si aggancia a quella del volto di Cristo, che deriva a sua volta dall'immagine sul velo della Veronica, ed è frequentatissimo questo tema, soprattutto nell'arte fiamminga, da Van Eyck a Petrus Christus, sia alla metà del 400 fino alla fine del secolo, e si diffonde anche ovviamente in Italia con i nostri grandi artisti rinascimentali, dall'Angelico a Benozzo Gozzoli, per poi riformarsi, ricostituirsi più propriamente in quella del Cristo benedicente, che può avere e può non avere, nel caso di Antonello da Messina non ce l'ha, nel caso di Memling il mondo è retto, si vede solo per metà dalla mano sinistra, appunto può o non può non avere il globo in mano. Questa è una tradizione notissima in Italia, che, il cui capolavoro forse assoluto è rappresentato dal Cristo di Melozzo da Forlì, oggi nelle Gallerie Nazionali delle Marche, ma è un tema frequentato, oltre che appunto in Italia centrale o in area nordica, anche in area lombarda, come dimostrano appunto gli esempi che vi mostro qui a sinistra, il maestro della Pala Sforzesca, e forse per conoscenza di questi esempi italiani settentrionali addirittura da Albrecht Dürer, con questo bellissimo, benché rovinato, Salvator Mundi, che sta oggi nel Metropolitan di New York. È di pochissimi anni fa la scoperta sopra la Scala Santa in Vaticano di un Salvator Mundi, anche questo rovinato, si vede solo la parte destra del volto. Chissà perché questi Salvator Mundi sono quasi tutti rovinati, o per consunzione o per devozione, per consumo quasi dell'immagine sacra, che è stato attribuito a Bramante. E questa è una spia molto interessante, perché ci spiega anche la diffusione, forse la chiave, la connessione di questa tematica con il fatto che Leonardo abbia voluto cimentarsi in questo tema a Milano, o forse no, o forse più avanti negli anni. Questa tradizione del volto, di cui abbiamo visto esempi di area nordica, centro italiana e settentrionale, si rifà ovviamente alla tradizione del Mandilion di Edessa, cioè l'immagine ritenuta miracolosa del volto di Cristo. L'immagine vera originaria di Edessa non esiste più, esistono delle copie antiche, una delle quali è questa, che risale al XIII secolo ed è nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova, cosa significativa. Nel 1498 Genova è stata conquistata da Ludovico il Moro, e l'altra, un po' più recente, nella cappella di Matelda in Vaticano, nei Palazzi Vaticani.
Per giusto la mia amica professoressa Maria Rosa Formentin faccio vedere un'icona bizantina del VI secolo d.C., lei è bizantinologa, spero che apprezzerà, che è una delle cose più straordinarie della pittura antica bizantina che ci siano arrivate, ed è singolarmente affine, salvo che per il fatto che anziché il globo il Cristo regge un evangelario, peraltro c'è una coperta di evangelario quasi identica a quella mostrata dal dipinto nel Museo della Cattedrale di Monza, pubblicata recentissimamente sulla rivista Arte Medievale, che è sicuramente un prototipo conosciuto e diffuso al quale si possono ispirare sicuramente alcuni dei modelli a mezzo busto che vi ho fatto vedere prima. Allora, tutta questa tradizione che si intreccia dal nord, dal sud, dal vicino oriente, dall'area bizantina, è nota sicuramente a Leonardo, non solo perché a San Bartolomeo degli Armeni a Genova Leonardo probabilmente era stato, ma perché questa è, diciamo, la chiave di lettura e di interpretazione che è stata data da Luke Sison alla mostra di Londra del 2011, che ha suggerito che da lì fosse nata l'idea della commissione a Leonardo di un dipinto. Ovviamente dobbiamo pensare che questi dipinti mica gli artisti li facevano per proprio ghiribizzo, ci voleva qualcuno che glieli commissionasse e dovesse avere anche dei motivi validi per farglieli fare. Fatto sta che in Lombardia questa tradizione è viva. Al tempo di Leonardo, il Cristo giovinetto che vedete del Museo Lazzaro Galdiano di Madrid, già attribuito a Leonardo stesso, è sicuramente un'opera uscita dal suo atelier, o è di Boltraffio o è di Marco Doggiono, ma riflette forse un altro tipo di committenza a cui fa riferimento Isabella d'Este nelle lettere al suo segretario, chiedendogli appunto di convincere Leonardo che fornisca un Cristo giovane de anni duodeci, cioè di 12 anni, di cui questo dipinto può essere appunto la testimonianza sopravvissuta. Ma c'è ovviamente molto di più, ci sono i disegni originali di Leonardo, due in particolare, nelle collezioni della regina d'Inghilterra, a matita rossa su carta preparata rossa, che ci fanno vedere come Leonardo abbia cominciato a studiare i temi del panneggio e delle braccia del Cristo benedicente. Ma c'è ancora di più, sappiamo da un'incisione del 1651 di Wenceslaus Hollar che esisteva un prototipo di questo soggetto ritenuto di Leonardo. Wenceslaus Hollar, in greco, così si dice engraved, e Leonardo da Vinci in Venit, con il riferimento possibile a una delle 23 versioni che di questo tema sopravvivono di ambito leonardesco, e cioè vuol dire che da questo numero altissimo di copie e derivazioni, non vi ho parlato delle copie della Gioconda non esistono così numerose copie. Della Gioconda esistono in area francese 3 o 4 derivazioni, in Italia copie recenti, anche perché il dipinto non c'era più, era stato non portato via da Napoleone ma regolarmente comperato da Francesco I nel 1517, e quindi del modello iconico della Gioconda poco esiste a livello di copie. Di questo modello esistono almeno 23 versioni che questa incisione documenta allo stato in cui era nel 1651, subito dopo essere stato nella collezione di Carlo I d'Inghilterra, decapitato nel 1649, la cui collezione fu messa all'asta dal Parlamento inglese e dispersa in mezzo a Europa. Vi faccio vedere alcune varie versioni, più o meno inchiostrate, più o meno scure. Allora, non ve le faccio vedere tutte, ma vi faccio vedere alcune derivazioni ritenute da qualcuno essere il perduto prototipo originale di Leonardo,
fra il gruppo in cui primeggia questo esemplare, già nella collazione della Contessa de Beag e poi de Ganet a Parigi, che si trova adesso in una collezione privata svizzera, esposto anche a Napoli due o tre anni fa, come originale di Leonardo. Si tratta in realtà sicuramente di un'opera di Marco Doggiono, quindi nello strettissimo entourage di Leonardo. Ricordatevi di vedere via via di tutte queste copie, ammesso che riusciate a vedere a distanza come viene realizzato il globo. Il globo è indicativo della qualità, della capacità dell'artista di rappresentare un globo di cristallo di rocca, un pezzo autentico di cristallo che si trova in natura, che non è esattamente trasparente, che può contenere delle intrusioni come l'ambra e che gli artisti hanno grandissima difficoltà a rappresentare. Come puoi rappresentare un corpo solido, trasparente? Non è una sfera, cava, è un blocco di quarzo, tipo appunto di cristallo di rocca, più o meno puro, più o meno ricco di intrusioni. Questo qui è particolarmente opaco e sordo. Napoli, Museo di San Domenico Maggiore, una copia leggermente più tarda, forse degli anni 20, la vedrete tra poco anche dopo il restauro. Del tutto incredibilmente anche questa copia è spaccata in mezzo, come vedremo più avanti il Salvator Mundi, di cui ormai tra poco smetteremo di parlare. Milano, collezione privata, ambito pseudo Boltraffio, pseudo Marco Doggiono, Salaino. Il globo è una sfera di bronzo dorata, orrenda. Detroit, la sfera qui migliora, però peggiora la fisionomia del... Hanno tutte un'aria un po' ferina questi Salvator Mundi, perché è difficilissimo rappresentare e riottenere la profondità dello sguardo, soprattutto trattandosi di un'opera vista frontalmente. Varsavia, Museo Nazionale di Varsavia, qui il globo è trasparente, però non ben fatto. Collezione del Principe Trivulzio, qui diventa il globo un vero globo terraqueo, con le terre emerse e gli oceani, allora conosciuti. Un altro di collezione privata, dove qui addirittura una sfera metallica piena, anche qui siamo nell'ambito di Marco Doggiono. Sentite sempre Marco Doggiono e Boltraffio, è ovvio, sono i primi due allievi storici di Leonardo, già con lui in bottega verso il 1490, che quindi hanno accesso ai disegni, ai cartoni e possono duplicarli o copiare dal vero le opere che mano a mano Leonardo esegue. Un'altra opera sempre con la terra, guardate, si vede anche l'Italia, l'Arabia, l'Africa. Questa è anche molto interessante perché probabilmente riflette la geografia, come la chiama Leonardo, di Tolomeo, cioè le terre allora conosciute senza le Americhe, ovviamente. Bergamo, Accademia Carrara, attribuito allo pseudo Boltraffio. Milano, Pinacoteca Ambrosiana, attribuito, non tanto attribuito, ma firmato da Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, con una data significativa, 1511, firmato e datato. È una copia libera, manca il globo, manca il braccio benedicente, la mano, però molto simili ancora i lineamenti e il viso. E poi c'era quella famosissima versione, già conosciuta a Suida, agli studiosi di prima metà del secolo, a Heidenreich, ai grandi studiosi tedeschi del Novecento, che era in Inghilterra, nella collezione Cook di Richmond, dispersa. Molte opere della collezione Cook sono addirittura finite a Milano in Ambrosiana, altre in America. Si trovava in Inghilterra prima del 1951 e poi se ne sono perse le tracce, fino a che i proprietari, prima del 2011, non decisero di farlo comperato da una collezione privata e fatto restaurare, rimuovendo questi moustache alla D'Artagnan, questi pesantissimi capelli a riccioli, e alleggerendo tutte le ridipinture sugli occhi, sul volto, per ottenere questa immagine, cioè il Salvator Mundi, comperato e pagato 452 milioni di dollari e ritenuto l'originale. Cioè, l'originale è sempre esistito, ma era stato ricoperto
da ridipinture e ritenuto una delle 23 copie, delle varie copie che vi ho sommariamente elencato. I proprietari sono stati onestissimi, hanno pubblicato via via le immagini delle condizioni effettive del dipinto, quindi una spaccatura verticale della tavola che in parte attraversa anche l'occhio destro, con le lacune che molto onestamente il dipinto presenta. Quindi durante il restauro queste lacune sono state abbassate di tono, stuccate, alleggerite e le intravedete ancora prima del ritocco pittorico come si presentava l'opera, il cui risultato finale è questo, ma non si vede niente perché è buissima. Non si può schiarire un pochino? No. Spero che poi ce ne siano altre prese. Ecco, forse abbassando le luci. Ecco, perfetto, se potete spegnere del tutto. Non è così buio il quadro originale. Ed è comunque molto, forse, meglio visibile quando si trovava nei laboratori della National Gallery di Londra in corso di restauro. Quindi fra il 2008 e il 2011 questo quadro è stato restaurato da Diane Modestini a New York e quindi presentato in queste condizioni via via di restauro, con le sue lacune e le sue integrazioni, ma anche le sue parti autentiche. E qui forse riuscite a intravedere addirittura un pentimento nella posizione del dito indice della mano destra, che è un po' più alta all'inizio e poi è più piegata, che potrebbe essere la prova di una elaborazione iniziale da parte di Leonardo, perché un copista non ti copia un dito dritto e poi lo copia subito nella posizione giusta. Ma insomma, ci sono molti dettagli, anche il disegno delle passamanerie e dei panneggi, che riflettono da vicino quelle che sono i disegni che poi vedrete. E questa è una radiografia, mi dispiace, molto scura, ma dipende dal PowerPoint, non dipende tanto dalle luci. Si dovrebbe intravedere come in trasparenza la fronte e i bianchi. Vedete, a poco forse appare, se siete abituati alla sagoma. Vuol dire che nei dipinti, come in tutti gli originali di Leonardo, l'uso del pigmento bianco è scarsissimo. Questa è una radiografia come quando ci facciamo il tubo digerente o i raggi X, che mettono in evidenza il bario che circola nel nostro stomaco. E quindi l'uso del pigmento bianco. Leonardo lo usa pochissimo perché diluisce i suoi colori e ne fa delle pellicole sottilissime, trasparenti. Vediamo se questa viene un po' meglio. Ecco, questa è più chiara. E in queste condizioni il dipinto, ovviamente stuccato, ritoccato laddove possibile, però vedete, alleggerito da quei mustache, la D'Artagnan, da quei riccioloni pesantissimi, guardate il globo, che bellezza, è stato presentato alla mostra della National Gallery di Londra del 2011, 350.000 visitatori, code tutti i giorni dalle 7:30 di mattina fino alle 7 di sera, con l'attribuzione a Leonardo, immediatamente contestata dalla stampa internazionale. Finger crossed, qua lo leggo meglio qui, the lost masterpiece turned up in a mysterious circumstances. The National Gallery claims to be a real Leonardo. Il fatto che emergesse da collezioni che erano state mantenute segrete, i nomi dei proprietari nascosti, ha indotto i giornalisti a cominciare a sospettare della legittima provenienza di questo quadro e di conseguenza a metterne in dubbio anche l'autografia. E di equivoco in equivoco, questi dubbi, questi sospetti si sono sempre stati avanzati recentemente. Passo oltre su queste immagini, ecco, magari il dettaglio è più indicativo di ovviamente una pittura lacunosa, una pittura che ha anche pochi ritocchi. Vedete, la pupilla non è stata completata, la palpebra non è stata completata, e anzi sulla base di una somiglianza
dell'occhio sinistro con un disegno del codice atlantico, ho addirittura trovato il disegno preparatorio con tanto di ciocche di capelli a riccioli sulla destra in un foglio tardissimo di Leonardo che Carlo Pedretti datava tra il 1511 e il 1513. Quindi se i disegni preparatori sono così tardi, oppure Leonardo è andato avanti a studiare, a dipingere questo quadro per così tanti anni, vuol dire che non è un quadro giovanile, non è un quadro del periodo milanese, come peraltro qualcuno invece suppone. E questo, che peraltro era già stato ritenuto l'occhio sinistro della Gioconda, non può essere l'occhio sinistro della Gioconda, perché questo guarda in tralice, in diagonale, verso sinistra, mentre l'occhio del disegno è frontale, esattamente come nel Salvator Mundi. E poi ci sono tutti i dettagli su cui si può fondare una proposta di attribuzione, le passamanerie che trovano riscontro nei disegni del codice atlantico, i disegni a esagoni intrecciati, eccetera, eccetera. Insomma, il dipinto è stato considerato nella mostra di Londra un'opera iniziata da Leonardo alla fine del 400, per committenza di Luigi XII, il quale invade, come sapete, il Ducato di Milano nel 1499, e che si reca anche a Genova, e da qui l'aggancio con il dipinto, con il Mandilion, la copia del Mandilion di Edessa che si trova a San Bartolomeo degli Armeni a Genova. Io mi chiedo, ma Luigi XII, che viene a rivendicare il Ducato di Milano, che fa guerra a Ludovico il Moro, come fa in questi frangenti ad andare a Genova e a commissionare a Leonardo, che magari nel frattempo a dicembre è già scappato a Mantova, un dipinto raffigurante, perché forse gli è sembrato così miracolosa quell'immagine vista a Genova? Può essere, ma insomma io credo che laddove c'è un lontano aggancio alle opere milanesi, qui il Cristo del Cenacolo non è esattamente frontale, ma va bene uguale, perché è comunque una cosa centrale da cui si irradia un sacco di energia, di emozione, eccetera. Gli altri dettagli, secondo me, mettono in evidenza una produzione, un'opera più tarda, che si lega, e lo vedremo tra poco, sia alla Sant'Anna che alla seconda versione della Vergine delle Rocce, soprattutto anche questi azzurri molto trasparenti di lapislazzulo, rialzati leggerissimamente di tono, e poi questi capelli meravigliosi, che sono gli stessi del San Giovanni Battista del Louvre, ma che sono esattamente quei gorghi d'acqua, guardate come li disegna bene Leonardo in questo foglio che Carlo Pedretti data 1508-6, tutto il più 6-8, e quindi molto più avanti negli anni, che sono veramente impressionanti, molto simili a quelli che vediamo nel dipinto. Tra l'altro, non vi paia assurdo questo confrontare riccioli di capelli con gorghi d'acqua, perché è lo stesso Leonardo che ne parla e che fa questo paragone, e lì sotto scrive proprio: nota il moto del vello dell'acqua, il quale fa uso dei capelli che hanno due moti, uno discendente e l'altro che segue il moto della corrente. Quindi una analogia tipica di Leonardo di paragonare le cose anche molto diverse, lontane tra di loro. L'immagine del globo vista da vicino è buerrima, quindi non mi ci soffermo, ma solo per dirvi che dentro lì Leonardo ha rappresentato dei residui fossili, e quindi delle piccolissime impurità, proprio come avviene nell'ambra, che talvolta incorpora delle foglioline o addirittura degli insetti. Ma cosa succede dopo il 2011? Il dipinto viene venduto da questo proprietario americano, è rimasto a lungo segreto, viene venduto in un'asta Christie's, e subito tutta la stampa del mondo ne parla per la cifra strabiliante che abbiamo già citato, di 452 milioni di dollari, prima la Frankfurter Allgemeine, poi la Süddeutsche Zeitung, il Times, l'Herald Tribune, i giornali in Italia di conseguenza, perché questa cosa fa notizia, è la cifra più alta mai pagata per un'opera d'arte in assoluto, antica, moderna, contemporanea. E quindi un grande clamore, anche qui ancora una volta il nome del proprietario
viene taciuto e questa cosa fomenta i sospetti sulla equità del prezzo e anche purtroppo sull'attribuzione, e quindi si comincia a questionare che il dipinto non è più lo stesso di quello presentato a Londra. Allora gli amici di Artwatch International pubblicano tutta una serie di immagini in cui mettono a confronto lo stato del dipinto nel 2011 e lo stato del dipinto nel 2017. Adombrando, cosa che però non c'è niente di male, un terzo restauro che ha ulteriormente, diciamo, abbellito, se così si può dire, ma insomma che ha fatto qualche integrazione pittorica in più laddove ci fosse bisogno di sottolineare appunto la palpebra o la pupilla, ma secondo me non c'è niente di male. Ci sono le radiografie, ci sono tutte le immagini oggettive che mostrano che cosa è stato aggiunto e in che modo. Ma la cosa più offensiva, quasi analoga a quella che è stata fatta da Duchamp, da Léger o da Salvador Dalí o da Giuseppe Veneziano, eccolo qui il responsabile, è l'aver paragonato il Salvator Mundi a un babbuino. Allora, la cosa da un lato mi ha molto divertito, perché ha un naso lungo quasi come quello del Salvator Mundi. Dall'altra è una cosa veramente capziosa, perché si sostiene che Leonardo non può aver dipinto un naso così lungo, ma la cosa è smentita da una serie di disegni. Questa è la copia di un disegno di Leonardo fatta dal maestro della Pala Sforzesca, ma questo è il presunto ritratto del maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, che anche lui ha un bel naso, bello lungo, quindi questo non è un argomento per respingere l'attribuzione. Dico questo perché è proprio l'ambiguità dei passaggi di proprietà e soprattutto forse la rabbia che un'opera d'arte antica possa aver surclassato centinaia di migliaia di dollari che si pagano per un'opera d'arte contemporanea, ad aver indotto a questa serie di critiche assolutamente infondate. Allora, poi nel frattempo si viene a sapere che il proprietario è Mohammed bin Salman, principe ereditario saudita, che vuole fare un acquisto per la casa reale, entrare nel business. Poi mi correggerà se dico delle cose che io apprendo dai giornali il responsabile di Christie's, che è qui e che vi dirà qualcosa dopo di me. Fatto sta che assistiamo a una seconda trasformazione e a una seconda ipostasi del Salvator Mundi. Dopo essere stato un babbuino, diventa uno yacht di 452 milioni di dollari, perché questa volta il principe degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed offre questo yacht in cambio del Salvator Mundi per poterlo mettere nel nuovo Louvre Abu Dhabi, e quindi le trasformazioni iconiche del dipinto sono varie. La cosa incredibile è che Mohammed bin Salman già possedeva uno yacht analogo comperato da un facoltoso russo, pagato la stessa cifra, cioè qui abbiamo il modulo è sempre di 450 milioni di dollari, qualsiasi cosa comperino costa 450 milioni di dollari, o lo yacht o il dipinto o lo yacht dei russi eccetera, ma insomma di questo ci importa poco. Ci importa invece confermare, nonostante la destinazione che va benissimo, il Louvre Abu Dhabi, perché è anche un modo, questo è il nuovo museo universale, come il Louvre è stato il museo universalistico dell'Ottocento, il museo nuovo di Abu Dhabi questo vuole rappresentare, soprattutto avvicinare la cultura occidentale a quella orientale, quindi va benissimo, se anche lo pagavano di più potevano farlo e io personalmente non mi scandalizzo. Vi faccio vedere invece delle riflettografie fatte inedite che presento qui per la prima volta in anteprima mondiale, al Salvator Mundi da cui siamo partiti, quello di collezione privata svizzera ex De Beag, ex De Ganè, perché visto da vicino, ora sfido le vostre capacità visive, il disegno che appare sotto a questo dipinto è molto simile a quello che è apparso
sia sotto al Salvator Mundi, avreste dovuto vederle più chiaramente nelle riflettografie che vi ho fatto vedere all'inizio, sia nel cartone della Gioconda, nella copia del Prado di Madrid, che è un'altra novità degli studi vinciani degli ultimissimi anni, perché anche questa si credeva una semplicissima copia, invece pulita e studiata in laboratorio, ha mostrato l'uso dello stesso identico cartone che è servito a Leonardo per fare la vera Gioconda. Quindi è quello che vi dicevo all'inizio, dei duplicati o delle possibilità, tanto per la Gioconda quanto per il Salvator Mundi, di essere messi a disposizione degli allievi e degli assistenti che ne traevano versioni più o meno fedeli. In particolare questa del Prado è stata attribuita o a Melzi o a Salai, cioè a uno dei due assistenti di Leonardo nei primi anni del Cinquecento. E poi ci sono, e lo stesso tipo di disegno è stato trovato nel cartone di Chantilly che avete visto prima, quindi questo poi è un vero cartone, quindi è questo, diciamo, il cartone in una copia intermedia da cui poi venivano tratti dei lucidi che poi venivano bucherellati per essere trasposti i contorni sulle tavole o sulle tele, che erano appunto gli oggetti d'uso e che servivano appunto come mezzi di trasposizione delle invenzioni in varie realizzazioni dipinte. La stessa cosa ha studiato Cristina Cidini, che è qui con noi, a proposito della Madonna dei Fusi, un altro modello famosissimo noto attraverso la corrispondenza del 1501 del segretario della Marchesa di Mantova, di cui esistono forse una trentina, correggimi se sbaglio, di derivazioni di bottega fatte anche cambiando il disegno sottostante e il cartone o rettificandolo a seconda appunto delle necessità. Poi qui, ecco, vedete adesso le intrusioni nel cristallo di rocca, si vedono molto meglio qui, ma c'era per finire una comparazione dei vari globi con le altre copie. Questo di San Domenico a Napoli è particolarmente ben fatto, con questo doppio riflesso, ma senza intrusioni nel cristallo di rocca. Eccolo, si vede meglio da qui, è stato appena restaurato, lo ha esposto Carlo Pedretti poco prima di morire a Napoli un paio d'anni fa. Questo è invece il Salvator Mundi de Ganet, che vedete invece è una sorta di vetro, è come se fosse un vetro, una biglia, un vetro pieno di murano, di qualcosa di non trasparente integralmente, traslucido ma non trasparente, e qui ci sono i confronti con i vari pigmenti usati da Leonardo in questi, diciamo, prendendo come campione un arco cronologico che dalla fine del 400 ai primi, alla metà del secondo decennio, quindi dalla seconda versione della Vergine delle Rocce di Londra, dove l'azzurro è identico, soprattutto io qui ho un dettaglio chiarissimo, ma non si vede proprio bene lì, è molto più chiaro, eccoci. E altrettanto questo stesso azzurro di lapislazzulo si trova nella Sant'Anna, che come la Gioconda è stata iniziata nel 1503, ma che Leonardo ha portato avanti per quasi 15 anni, fino al 17-18, quando era in Francia e l'ha completata. E quindi ecco qui tutto quello che io so di questo quadro. Grazie. Vuoi chiedere se ci sono delle domande? Sì. Grazie Pietro, ovviamente brillantissimo come sempre. Se ci sono domande vi inviterei a farle, perché l'occasione di averlo è veramente unica. Quindi io avevo una domanda, me hai già risposto, che era probabilmente banale, te l'avranno fatta 100 volte, ma ti ripeto, mi hai già risposto nella tua relazione, che era: quindi veramente la Gioconda è l'immagine della virtù che vince sul tempo? Sì, assolutamente, sì, io credo di sì, sì, perché è un quadro idealizzato, non è più un ritratto di una persona realistica, o non riproduce più la persona da cui lui è partito, continuando a lavorarci lo ha trasformato in qualcosa di
irreale, qualcosa senza tempo, quindi un'immagine idealizzata anche della femminilità, si potrebbe dire, se non si vuole dire esclusivamente della virtù, perché come sapete molti studiosi, soprattutto romantici, da Walter Pater a tanti nella seconda metà dell'Ottocento, hanno letto la Gioconda come la rappresentazione dell'eterno femminino, e Walter Pater in particolare ha detto: lei è allo stesso tempo la madre di Cristo, ma è anche Elena di Troia, ma è anche un vampiro che è morto ed è rinato continuamente nei secoli. Anche l'autoritratto di Leonardo, no? Anche questo si dice, dicono questo, no? Sì, sull'autoritratto ci sarebbe da fare tutto un altro discorso. Come nasce la tua passione per Leonardo? La mia passione su Leonardo nasce dalla mia maestra Anna Maria Brizio, che il primo anno di università ha fatto un corso sui disegni di Leonardo, correva il 1971. Perché sei appassionato d'arte contemporanea? Perché io ho fatto il direttore dell'ufficio esportazione oggetti d'arte ed antichità nella soprintendenza di Milano per 18 anni e due volte alla settimana mi passavano davanti tutte le opere d'arte che entravano e che uscivano dalla Lombardia. E mi sono innamorato anche dell'arte contemporanea. Poi, vivendo qui d'estate a Pietrasanta, io e Stefano abbiamo cominciato a comprare opere d'arte contemporanea, anche perché ci avevano rubato quelle antiche a casa. Quindi. Qualche intervento, qualche domanda, qualche curiosità? Però un pubblico freddino e non ridono le mie battute. Non... Sarà la nube tossica che mi sta... appunto. Allora, ora vorrei introdurre, se il professor Marani me lo consente, certo, l'amico Julien Bruni. Julien Bruni è qui sotto tante vesti, prima di tutto di amico, poi ha accettato con grande così entusiasmo di rappresentare Christie's, perché è uno dei senior director di Christie's, è il responsabile mondo della vendita dei gioielli di Christie's, però delle vendite private, quindi quelle che vengono fatte al di fuori delle aste. Quindi grande esperto di gioielli. Julien ama Pietrasanta, è un collezionista, lui mi ha consentito di dire che peraltro vive nell'arte, perché vive nella casa che è stata di un artista qui molto noto e molto amato, che è il compianto Igor Mitorai, e quindi Julien ha tutto il diritto e l'entusiasmo per essere stasera qui con noi. Grazie. Grazie a tutti. Primo, vi voglio dire che è la prima volta che parlo in pubblico in italiano, se mi sbaglio mi corrigerete, come ha detto San Giovanni Paolo II. Ho tanta cosa che mi dovete ascoltare, me ripeterò tante cose che ha già detto con molto più talenti il professor Marani, ma siamo tutti qua innamorati di Pietrasanta, siamo tutti qua amici di Augusto Palermo, e allora siamo tutti felici di dire qualche parola. Per molti secoli, come ha detto molto meglio di me il professor Marani, ci è stato a conoscenza di un dipinto smarrito del Salvador Mundi di Leonardo da Vinci. Di questo dipinto esiste più di 20 copie, abbiamo visto qualche immagine prima, eseguito da allievi e seguaci del genio del Rinascimento, inclusi un'incisione di due schizzi preparatori di Leonardo stesso, che abbiamo visto prima. Dopo vi dico un po' di più sull'asta, e che questa è la cosa più importante per me. La sua recente riscoperta ha dietro una storia molto intrigante, che combina momenti di oscurità ma anche tante buone sorte. Inizialmente commissionato dal re di Francia Luigi XII, come ha detto il professore, il dipinto figura nel 600 nella straordinaria collezione privata di Carlo I d'Inghilterra, questo l'abbiamo già sentito, ma cade nell'ombra per grande parte dei secoli successivi. Dal Salvatore Mundi, infatti, non si seppe più nulla fino al primo metà del 1900, quando fu acquistato da Sir Charles Robinson per la Cook Collection, pur essendo ancora ritenuto una creazione di uno degli allievi di Leonardo, piuttosto che del maestro stesso. Leonardo, dal 1958, l'opera venne battuta da Sotheby's a Londra e aggiudicata per 45 sterline, cadendo di nuovo nell'ombra per diversi anni. Fu nel 2005 che il dipinto riemerse negli Stati Uniti e acquisto per una cifra che si aggirava intorno ai $10,000. Siamo in 2005.
Il dipinto risultava pesantemente alterato, come abbiamo visto, danneggiato e quasi irriconoscibile, ma soprattutto ancora non associato alla mano dal Da Vinci. Fu da questo momento che il destino del dipinto comincia a prendere una nuova direzione. Infatti fu subito sollevato il dubbio che l'autore potesse veramente essere Leonardo e dopo un accurato restauro della tavola in noce, materiale tipicamente utilizzato dal Da Vinci, e dopo un lungo periodo di complesse ricerche, il Salvatore Mundi venne autenticato quale opera di Leonardo nel 2011. Grazie a grandi esperti come il professor Marani, che ringrazio per tutte queste meravigliose spiegazioni e tutta questa conferenza affascinante che ho ascoltato con molto piacere. Il dipinto è stato esposto alla National Gallery di Londra, come l'abbiamo visto, durante la mostra completamente dedicata all'artista toscana. Ancora in mani privato, il quadro venne successivamente venduto da Sotheby's. Christie's è il leader mondiale dell'arte, Sotheby's è il numero due, ma è sempre una casa molto seria. In 2013, tramite una trattativa privata, seconda la stampa, perché io devo sempre dire seconda la stampa, per 127 milioni di dollari, venduto da un collezionista russa basato a Monte Carlo che si chiama Ribolovlev, secondo la stampa, fino ad arrivare a Christie's New York del 2017, quando il Salvatore Mundi venne battuto all'asta durante la vendita d'arte contemporanea per cifra ricordo di 452 milioni di dollari. È interessante di sentire che non abbiamo scelto di vendere il dipinto di Leonardo da un'asta di Old Master a Londra, dove sono vendute le opere classiche, ma con l'arte contemporanea, come l'ha detto il professore, c'aveva questo quadro molto importante di Andy Warhol lo stessa sera. L'astuta campagna di marketing attuata da Christie's è stata senza precedenti. Christie's ha infatti impegnato un'agenzia di comunicazione mondiale esterna per promuovere l'immagine. Inoltre, il tour internazionale delle maggiori sedi di Christie's in Europa, America e Asia ha sostituito un enorme interesse da parte del pubblico che ha pazientemente atteso in coda per diverse ore pure di ammirare l'opera del genio del Rinascimento. In supporto dell'attribuzione a Leonardo da Vinci ci sono importanti elementi che abbiamo già visto ma che ripeterò con piacere. Tecnica pittorica, l'eccezionale tratto utilizzato nel realizzare del mano del Cristo che con estrema agilità sorregge la sfera di vetro, che ha spiegato molto bene il professore, e la leggerezza dei riccioli dei capelli sono elementi unici del virtuosismo di Leonardo. Pettimenti, ci sono sottili modifiche che vennero applicate durante il completamento dell'opera. Il pollice della mano destra è stato più volte spostato e tale decisione è attribuita soltanto alla capacità stilistiche di Leonardo effettuate durante la fase originale di realizzazione del dipinto e non successivamente. Molteplici strati di colore, la straordinaria capacità di Leonardo era espressa soprattutto nel comporre opere dove molteplici pennellate donassero leggerezza all'immagine invece di appesantirla, e questo quadro ne è l'esempio calzante. Su il potenziale acquirente, ho visto con piacere queste storie della stampa sulle barche. Personalmente non credo alla storia delle barche, ma per quando posso esprimermi, mi è possibile di dire che uno dei potenziali acquirenti a partecipare all'asta era un cliente asiatico in competizione con numerosi offerenti coinvolti fino a circa 200 milioni di dollari. Senza tradire troppo segrete, c'aveva 8 collezionisti che hanno provato di comprare l'opera da 100 a 200 milioni di dollari.
ma a aggiudicarsi l'opera è stato, secondo la pressa, il Medio Oriente, e l'immagine sarà spostata al Louvre di Abu Dhabi dal prossimo settembre. Vorrei aggiungere qua che il Louvre di Abu Dhabi è uno dei musei più belli al mondo e vi incoraggio di andare a vederlo. Il 18 settembre, quando arriverà il Salvatore Mundi, io vado per riceverlo in Medio Oriente con molto piacere. E per dare un po' più informazione ancora sull'asta, senza svelare ancora alcuno segreto, il signore Lu Chiqiam, un cinese, il quale si è aggiudicato il New Couché di Modigliani per 170 milioni di dollari nel 2015, ha dichiarato sui propri profili Instagram e Twitter di essersi sentito sconfitto subito dopo la vendita del Salvatore Mundi. Per questo motivo possiamo pensare che anche lui abbia partecipato attivamente alla casa d'asta. Sul prezzo, io vorrei ricordare che la corona di spina di Luigi IX di Francia in 1250 è stato comprata per un anno del budget della Francia a questo tempo. Oggi il budget della Francia è 400 miliardi di dollari all'anno. Per finire, vi volevo dire che io trovo affascinante e molto interessante di vedere che il Cristo Salvatore Mundi va comprato dall'Arabia Saudita. Vi ringrazio. Vorrei chiudere e ringraziarvi per aver resistito al caldo e a tutti i rischi che abbiamo detto della possibile nube, e vorrei chiudere con una provocazione per Veneziano, perché non possiamo essere assolutamente tutti dalla tua parte, no? Quindi io devo fare l'avvocato del diavolo, con una frase di un artista famosissimo, di Barnett Newman, le cui opere sono presenti al MoMA, un artista minimalista del secolo scorso, che dice: la gente che mette una barba alla Mona Lisa non vuole colpire la sua figura o l'arte in generale, ma vuole colpire Leonardo come uomo. Ciò che li disturba è che di questo artista è che solo con una mezza dozzina di dipinti si è conquistato un posto così grande nella storia che loro non riuscirebbero ad avere. Quindi mentre loro sono tutti lì a ricorrere dietro queste opere con le quali credono di non poter fare altrettanto. Io vi ringrazio per essere intervenuti e speriamo di avere già ancora di più in questo video. E dice subito che non ci sono. No, ci sono. Filologico. Tutti gli aspetti, diciamo, della...
Grazie.